Buongiorno cari telespettatori, benvenuti in un appuntamento di Campania Oggi. È il 23 dicembre, siamo all'antivigilia di Natale. Io ho il piacere di avere ospite con me in studio Monsignor Don Angelo Parisi. Buongiorno Don Angelo. Buongiorno cari a te e a tutti i cittadini. Allora, Don Angelo, faremo questa chiacchierata questa mattina per augurare il Natale a tutti i nostri telespettatori e per fare anche un po' il punto su quest'anno, su tutto quello che è successo. Cercheremo insieme di valutare alcune vicende. Io direi di iniziare subito dalla vicenda, forse più bella dal punto di vista religioso che noi abbiamo avuto, cioè l'elezione, perché si dice così, elezione a vescovo di un parroco di Giugliano. Segno questo che il clero di Giugliano, che tu capeggi da che lei, diamoci del lei in televisione, facciamo così, che lei Vediamo capeggia, tu che è meglio. che tu capeggi da tempo, è un clero che sta producendo degli importanti risultati. Per Giuliano tutta, per la diocesi, per la chiesa ovviamente, Don Stefano Rega è un degno figlio di Giuliano, del nostro clero, del presbiterio diocesano, per essere stato eletto vescovo a San Marco Argentano, a Scea. E mi permetto già di sottolineare che verrà ordinato vescovo nella cattedrale di Aversa il giorno 18 febbraio, che è sabato. Già ho fatto un programmino assieme a lui. Il 25, sempre sabato, alle 11 nella sala del Consiglio Comunale verrà accolto dal sindaco e da tutto il Consiglio, e poi alle ore 18 ci sarà un corteo che lo porterà poi presso una delle due chiese, vedremo meglio, più grandi di Giuliano, o Santa Sofia, o l'Annunziata, per questa solenne celebrazione e per dire grazie a Dio e alla Chiesa per aver scelto Don Stefano vescovo di San Marco e Ascea in Calabria. Credo che Giuliano deve esultare, oltre perché è Natale, ma deve esultare perché è un grande evento e che porta Giuliano a Duc in altum. Porta Giuliano a dire ci siamo, abbiamo tutte le possibilità, tutte le facoltà di Ecco. innalzarci un poco più in alto. Questo ci dà la possibilità anche di fare un serio discernimento, prendendo proprio spunto da questa elezione a vescovo, tutte le persone che guidano la città, ma anche per tutti i cittadini. Un serio discernimento per portare l'uomo a una dignità nuova, perché si sta abbassando il tono. E quando si abbassa il tono della dignità, vuol dire che l'uomo viene maltrattato. Non è più una persona, magari può diventare un numero, o può diventare una persona senza nome. Cioè non individuare bene chi magari ha bisogno, chi magari si trova in difficoltà, chi magari vive una vita precaria. Noi non guardiamo soltanto, diceva, se posso aggiungere una cosa, diceva Gesù ai discepoli di Giovanni, ma che cosa siete andati a vedere? Quelli che veste morbide, quelli che indossa morbide vesti di lusso. E Gesù dice: guardate, questi qua stanno nei palazzi, non nella vita sociale. La vita sociale deve acquistare
un ruolo diverso. E chi conduce la città deve dare questo tono. La gente si deve sentire così protetta, ma anche piena di speranza. Perché se ci togli la speranza, uno che sta già, come si dice abitualmente, ai piedi di Pilato, beh, è finita quella persona. Ecco la politica, che deve essere sempre un servizio. A me dispiace quando questa politica non è magari adeguata per far innalzare, per innalzare la città a nuova dignità. Mi dispiace molto, perché l'uomo si vuole sentire incoraggiato, accudito, servito, l'uomo si vuole sentire... Don Angelo, uno dei temi di cui parliamo spesso, anche quando ci soffermiamo a fare quelle splendide chiacchierate che facciamo, è che in questa città, e alla fine di questo 2022 purtroppo possiamo dire che è ancora così, si fa difficoltà a fare squadra, nel senso che molto spesso sembra che ognuno vada per fatti suoi e non si prosegue per un benessere comune. Alle volte ci si interessa più del distruggere che del costruire. Lei che la conosce bene questa città, perché i giulianesi alle volte si concentrano più sul dividersi che sull'unirsi? Perché per quanto sia, Giuliano presenta due o tre fasce di comunità, chiamiamolo sotto questo aspetto. C'è la fascia più ricca e ringraziamo il Dio. C'è la fascia intermedia e c'è la fascia più povera. Se non sia dalla Chiesa, sia dalla politica, sia dalle forze dell'ordine, sia dalla vita commerciale, sia dalla vita sindacale, se non si mettono in sinergia, noi come Chiesa chiamiamo sinodo, camminare assieme. Non so fino a che punto Giuliano, nelle sue persone che rappresentano la città, su tutti i livelli, non camminano assieme perché ci stanno troppo interessi, troppo. Non si guarda al bene comune, si vuole costruire su un ambiente personale per dare risposte all'altro avversario, ma non alla città. E quando si vuole dare la risposta all'avversario, l'avversario in questo senso potrebbe essere il povero e il ricco, potrebbe essere la maggioranza e l'opposizione, potrebbe essere il commerciante e il venditore ambulante, potrebbe essere la Chiesa e le altre chiese esistenti nella nostra città. Non si va da nessuna parte se non si ha veramente l'umiltà del servizio, perché il servizio nobilita l'uomo, ma lo nobilita più non posso. E se mi consentono tutti, il servizio nobilita l'intelligenza. Io dico sempre, quando non c'è il servizio significa che l'intelligenza è molto precaria e abbiamo l'idea come la testa di una gallina. Don Angelo, parlando di quelli che dovrebbero essere la classe dirigente di questa città, in questo individualismo però poi che cosa è successo? Che in un primo momento ognuno si è sempre più rinchiuso nelle proprie case, cercando di avere perciò con questa ricchezza delle case quanto più belle e più confortevoli possibili, però dall'altro lato abbandonando la città perché la città poi non era vivibile.
E poi addirittura è successo quello che ormai è storia di tutti i giorni, che molta di questa borghesia giulianese, chiamiamola così, sta andando a vivere nei quartieri bene di Napoli, perciò sta completamente abbandonando la città. Con il risultato, perché io ci parlo con molti di loro, che però sanno che in cuor loro hanno tradito. Perché una cosa è andare via da Giuliano perché giustamente vuoi avere una carriera in un altro luogo, in un altro posto, perché ci sono altre opportunità, è inutile dire. Una cosa è che tu hai costruito la tua vita a Giuliano, però poi alla fine la conseguenza è che te ne vai a vivere al Vomero, a Via Chiaia, perché vuoi stare tra quelli ricchi come te. Io ritengo che qui è mancanza di coraggio, è mancanza di mettersi a disposizione, è mancanza anche di un grosso discernimento, nel senso che mi devo porre la domanda: se io andandomene ho fatto bene o non, e se la mia persona poteva servire meglio di questi che oggi ci stanno per dare un contributo migliore alla città. A me non mi piace la parola vigliacco, non vigliacco, non mi piace molto questo, è offensivo. Però certamente non si ha il coraggio, perché si vive un po' da egoista. Sto bene io, non mi interessa dell'altro. Ma che vita è se io non mi interesso dell'altro? Quando finirà la mia esistenza, sia il Padre Eterno, sia il popolo dirà: quanto della tua vita hai speso, o se vogliamo evangelicamente, quanto hai amato la tua vita mettendola a disposizione dell'altro. Se io tengo un patrimonio culturale, se io tengo un progetto per far rinascere, per far rivivere, e poi la città, perché non metterlo a disposizione? Bisogna anche confrontarsi, il confronto è necessario. Escludersi è come il ragazzo che va a scuola e tutti scioperano, oppure gli altri vanno a scuola e quel ragazzo non entra perché magari non si sente di essere interrogato la seconda volta dopo un giorno, due giorni. Tutto quello che io posseggo, quando è messo sul tavolo per un confronto, ma sempre nella scia, nella mente di migliorare il senso della vita della persona, il senso della vita di una famiglia, il senso della vita di una città. Certo. Quando io me ne vado fuori, lì non c'è nessuno, qui potevi essere un protagonista. Però proprio su questo, Don Angelo, perdonami, scusami, se ti interrompo. Scusami un attimo. Quando c'era, tu può darsi che lo ricorderai, quando c'era il preside Rodriguez a Giuliano al liceo, noi abbiamo avuto una schiera di presidi, ma questo era quello che aveva più possibilità di rigenerare nuove forze. A un certo punto, essendo di Napoli, dopo il primo anno pensava di andare via, mettendosi una sede più vicino casa. Io dicevo a lui: preside, a Napoli ci stanno tanti licei, potrebbe essere l'11esimo, il 14esimo, il 20esimo, eccetera. Nessuno vi conosce. Giuliano ha solo il liceo, uno, per cui voi non siete un preside, ma siete il preside. E questo vuol dire tanto per una grande continuità, ma soprattutto per una civiltà vissuta diversamente a misura d'uomo. Questo è quello che io dico a chi vuole espatriare. Ma non perché ce l'abbiano assolutamente, no, questo no, ma perché prendano coscienza che il loro apporto è un apporto
naturale e decisivo. Però in questo discorso che stiamo facendo di analisi della nostra città c'è anche l'altro lato della medaglia. La buon'anima di papà, che tu conosci bene, mi certo. diceva sempre: io finché ho lavorato a Giugliano era natalino, quando sono andato a lavorare a Napoli sono diventato il dottore Russo. E questo noi ce l'abbiamo un po', cioè che per legittimare chi tra di noi vale deve avere questa legittimazione, questo riconoscimento del proprio valore da fuori, da dentro difficilmente arriva. Ma perché ci sta sempre il senso dell'invidia, della gelosia, ci sta il senso egoistico. Mi permetto di dire, quando papà faceva la battaglia, quando venne il colera nel 73, se non vado errato, 73, a via Biagio Ricci c'era, allora io, giovane sacerdote ancora, molto, cioè abbastanza energico, allora chiesi a papà, dico guarda che qua sta gente che aspetta cose, eccetera. Papà mi rispose, donna, io non posso fare niente mo, bisogna aspettare i tempi, neanche se viene nostro Signore posso aprire le porte. Dico, non c'è bisogno di far aprire le porte al nostro Signore, quello entra da solo, va bene, come battuto. Ma perché mi permisi di dire questo? Perché per me era natalino, ma consapevole che era il dottore Russo. Se si fa sinergia tra il dottore e natalino, il cittadino, pur chiamandolo natalino, ha la coscienza che sta parlando con il dottore Russo. Quindi non bisogna aspettarsi, può essere pure che a Napoli o a Roma o a Milano, dove potrà uno trasferirsi, viene chiamato dottore, ma non è più bello sentirsi chiamare col proprio nome, certo. con la coscienza di sapere che quella è una persona che mi sta servendo. Certo. Tra l'altro noi, come tu ben sai, organizziamo ogni anno questo premio che si chiama come no? Capital Awards, proprio per questo, cioè la nostra idea parte proprio dall'idea che i valori, i meriti, soprattutto in questo territorio, vanno riconosciuti, che certo. è una cosa che purtroppo molto spesso, come dicevamo prima, non si fa e pregiudica poi lo sviluppo certo. dell'intera comunità. Don Angelo, cambiando argomento, passiamo più diciamo sul pratico. Ci sono alcune questioni che in questa città si sembrano essere bloccate, incancrenite, per colpa di tutti e di nessuno. Una di queste è una questione che a te sta molto a cuore anche a me, che è il santuario dell'Annunziata. Sì. Si è rotto un altro vetro, sta di nuovo in condizioni pietose. Il cassettonato ligneo, che io non mi stancherò mai di dire e di ripeterlo, è un'opera tra le più importanti del suo genere, almeno a livello regionale. Non voglio dire nazionale, ma almeno a livello regionale. Non si sa che sta succedendo sotto, diciamo, quelle maledette impalcature. Com'è possibile che, io questo mi chiedo e faccio appello a tutti, perché poi si dice il sindaco, ma chiariamoci bene perché sennò facciamo confusione, il sindaco sulla Santuario dell'Annunziata non ha nessun potere, zero, cioè, certo. è inutile che parlate del sindaco perché non ce l'ha. Certo, è il capo politico di questa comunità e però potrebbe può spingere, fare, può fare spingere. Delle... Adesso abbiamo, diciamo, parlamentari importanti, abbiamo persone importanti. Il Santuario dell'Annunziata non è una cosa come le altre. Il Santuario dell'Annunziata, lo vedete adesso alle mie spalle, la nostra bravissima regia, è il simbolo della nostra città. Cioè là ci sta la nostra Santa Patrona. È la chiesa insieme a Santa Sofia più centrale, certo. più bella, più rappresentativa. Certo. Cioè, è mai possibile che... Immaginate se a un certo punto a Parigi se ne cade la Torre Eiffel, a Roma se ne cade il Colosseo, o a Napoli se ne cade Piazza del Plebiscito. Cioè si può sopportare una cosa del genere? Una cosa del genere è insopportabile. Mi sono data da fare a più non posso. Lo so. Sia con l'ASL, sia con Vescovo, ASL e politica. Accordi fatti. Addirittura annunciai che ormai la Chiesa la prendeva il Comune, perché tra l'ASL e il Comune c'era stata l'intesa, perché l'ASL è un peso. Per il Comune c'erano addirittura i fondi
molto di meno però che potevano sopperire a tutti i lavori da fare nella Chiesa. Guardate, o è un'enorme bugia o è che Giuliano, attraverso i suoi simboli, che è la Chiesa dell'Annunziata, ma anche di Santa Sofia, ormai queste due chiese sono diventate due gabbie per uccelli, nel senso che da grandi che erano, stanno diventando piccole, sia per l'impalcatura, sia perché è divisa a metà, eccetera. Allora dico, ecco il sensus civico. Ma vedete che la Chiesa, al di là della sua storia, ha un'arte. E il rispetto dell'arte, l'amore per l'arte, dove sta? Ma questa sensibilità, ma quando è che entra nelle vene, nel DNA delle persone che sono deputate a questo? Ma che cosa dobbiamo fare? Ci dobbiamo mettere con un sacco fuori la chiesa, con le catene, dobbiamo fare uno sciopero, dobbiamo prendere una croce per fare tutta una passeggiata scioperante? Ma che dobbiamo fare? Ma quante volte è stato posto questo tipo di problema? Possibile mai che non si riesce a capire che questa va salvaguardata perché è un'opera d'arte? Ma per questo io devo dire, ma perché debba essere ostacolato anche per celebrare un Natale solenne? Ma come si fa a non capire che ci dobbiamo arrangiare? Ce la vogliamo prendere come impegno, nel 2023 ci mettiamo di punta, tu ed io, finché non riusciamo perlomeno a smuovere le acque. Guarda, su questa chiesa. Mi devi credere, tu mi stai dicendo questa cosa e vedi gli occhi tuoi luccicanti, ma io mi sto ingapponando la pelle e anche i miei occhi sono luccicanti. Sì, sicuramente lo farò. Caschi il mondo, mi posso non essere più popolare, nazional popolare, posso anche avere contraddizioni, ma lotterò per questo, perché poi non è mai mancata la lotta. Io ogni piezo spinto, certo, quando vado a celebrare all'Annunziata o a Santa Sofia, e allora ogni tanto dico, vedete, mentre gli altri stanno dormendo, noi stiamo celebrando, ma arrangiati. Certo. E non far vedere, come si fa? Come te lo spieghi tu? Che, cioè, quando è stata costruita questa chiesa, Giuliano era una città sicuramente importante del panorama campano, ma era una contrada di contadini, certo, perché noi non abbiamo la storia, diciamo, di altre città, non è che siamo, certo, Napoli o siamo, voglio dire, Roma, era una contrada di contadini, che però insieme a chi all'epoca governava e insieme al clero sono riusciti a fare opere di questo tipo. Oggi che siamo 120.000 abitanti, la famosa terza città della Campania, non siamo in grado neanche di fare la manutenzione. Cioè, perché prima erano così più bravi di noi? Perché prima veramente c'era il senso del servizio verso la città. Mi dispiace dirlo, adesso c'è il servizio verso se stessi. Perché non si spiega diversamente. Oppure devo dire che non stanno all'altezza della situazione, e se uno sta all'altezza deve cedere il posto ad altri. Sì. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ma restate con noi, continuiamo a parlare di Don Angelo, parleremo anche di come ci organizzeremo per questo Natale con Teleclub Italia, tante messe in diretta, restate con noi. Dal 1910 le nostre carni sono scelte dai migliori punti vendita e dai più prestigiosi ristoranti, perché da 4 generazioni nella nostra famiglia la carne non è un semplice prodotto, ma una passione tramandata con cura. Selezioniamo i migliori pascoli e allevamenti italiani per offrire prodotti di alta qualità. Grazie ad un'organizzazione sempre all'avanguardia, distribuiamo in tutta la Campania e siamo in grado di offrire soluzioni convenienti al passo con le nuove esigenze del mercato per i nostri clienti. Gruppo Fontana dal 1910, carni di alta qualità. Portatevi sull'obiettivo con una certa urgenza.
Qui è tutto sotto controllo. Union Security. Sentirsi al sicuro. Sempre. Eccoci di nuovo con voi, siamo con Don Angelo Parisi, stiamo parlando un po' a tutto campo della nostra città, cosa che ci piace fare a ridosso del Natale per fare un po' il punto, perché l'Ebitalia è cresciuta, si vede in tutta la regione Campania, però noi, lo diciamo sempre, restiamo fieramente figli dell'area nord, in particolare della città di Giugliano. Allora, Don Angelo, prima di passare a un augurio da fare alla città, che sono certo lei vorrà fare, voglio ricordare tutto il programma religioso di Teleclub Italia per queste feste. Sì. Il 24 dicembre torna finalmente la messa di mezzanotte, ecco. E la trasmetteremo in diretta dalla chiesa di San Pio X, e perciò vi invito tutti a sintonizzarvi. Chi non può andare a messa perché giustamente ha delle difficoltà può seguirla in diretta da noi. Mentre il giorno di Natale abbiamo la messa con te alle 11 da San Marco, una bellissima celebrazione da una delle chiese più belle della nostra città, in un quartiere che, mi perdonerete, ma è un quartiere dove io ci lascio sempre il cuore, perché per me Camposcino, dietro Sant'Anna, via Cumana, quelle zone sono le zone più belle della nostra città. Mentre invece poi ci saranno una serie di programmi legati al Vaticano, perciò trasmetteremo anche la programmazione vaticana, però restando al territorio, alle 17 del 31 gennaio avremo il Te Deum invece proprio da San Nicola con il nostro nuovo vescovo, il nostro Don Stefano Riga, che celebrerà il Te Deum, che è un altro appuntamento importante, cioè alle 17 è un po' un orario molto visibile, starete a casa a preparare il capitone, il baccalà, accendete delle clebitali e potete anche partecipare a questa celebrazione. Insomma, anche quest'anno noi cercheremo, come abbiamo sempre fatto, soprattutto prima del Covid, di portare nelle case dei tanti nostri telespettatori le celebrazioni eucaristiche più importanti della città. Don Angelo, che Natale sarà secondo te? Io credo che se vogliamo dare una iniezione di speranza... Anzi, che Natale è, perché ormai ci siamo. Eh? Che Natale è, perché ormai ci siamo. Certo. Credo che questo Natale deve essere più vissuto a livello religioso, ma anche più vissuto per i commercianti, i quali alle volte mi fanno una grande tenerezza, soprattutto in questi giorni piovosi, no? Che non c'è stato l'afflusso che merita, e quindi sono molto vicino ai commercianti. Un Natale per i bambini sono da salvaguardare sempre. Tutto quello che bisogna fare per un bambino non basta, non basta la calza o con voluttà quello che desiderano, perché i bambini pure sanno mettere i piedi a terra, insistono, ma un sorriso, un abbraccio, una carezza, una mano nella mano per un bambino è tanto, soprattutto i bambini più sofferenti. E mi rivolgo particolarmente a chi ha cura questi bambini sofferenti nei nostri ospedali di tutta la regione Campania, nella provincia di Napoli stessa, ma anche da Giugliano, nella nostra pediatria, eccetera. Quando vedo un bambino malato, mi fa una grande tristezza. Allora Natale... Per questi bambini, da parte degli adulti, ci deve essere una grande, grande vicinanza. D'altra parte Dio ha scelto proprio di farsi bambino. Come dicevo prima, gli occhi fissi verso Gesù bambino e lasciarsi guidare dalla stella che è la luce. Allora il Natale deve portare veramente luce e non vivere continuamente nelle tenebre. Una delle tenebre
è il nostro egoismo, forse la più grande tenebra, per cui quel servizio che si diceva prima non verrà. Ma se sono illuminato dalla luce, cioè dalla sensibilità mia verso una disponibilità verso l'altro, allora probabilmente la luce in quell'animo, in quel cuore, in quella intelligenza è arrivata. Il Natale dei poveri, e ci stiamo prodigando tutti, no? Sia la parte come chiesa, sia la parte del comune, sia i commercianti, ognuno sta facendo la sua parte. Per stare vicino a loro attraverso un pezzo di pane e una coperta. Per me vale tanto, perché quella significa solidarietà. E non mi piace dare l'avanzo, perché l'altro non è un avanzo, ma è una persona. E come tale bisogna stare vicino. Vedi, alle volte un pezzo di pane è necessario, una coperta è necessaria, perché io mi muovo per portarglielo, no? E l'altro avverte la sensibilità di una persona, però non lo posso lasciare solo con un pezzo di pane e una coperta. Ho bisogno di capire bene che cosa occorre per quella famiglia, per farmi prossimo. Allora, io ringrazio Don Angelo Parisi per tutte queste bellissime parole che ci ha detto. Ci avviamo alla conclusione, la nostra ultima puntata prima di Natale. Questa puntata poi andrà in replica anche nei giorni di Natale, proprio per permettere a tutti di guardarle e di ascoltare le parole di Don Angelo. Vi do un altro minuto, Don Angelo, per dire qualche altra cosa che lei ha il piacere di dire alla città. Natale porta gioia sempre, in ogni casa porta gioia, porta una grande speranza, porta anche una fiducia interiore. Cogliamo questi tre momenti per poter essere disponibili a far crescere la città. Allora, io vi ringrazio per averci seguito. Da parte mia, da parte di tutto lo staff e delle Club Italia, vi auguro, per quanto riguarda Campania Oggi, buone feste. Noi saremo sempre in onda, il 24, il 25, ovviamente, il 26, non ci fermiamo. Ovviamente ti interrompo un attimo, io vorrei augurare a Teleclub Italia, so che stanno rimodernando i locali televisivi e questo mi fa piacere, significa che Teleclub Italia va ancora più in alto. No, perché è seguita da buona parte della nostra regione Campania e anche oltre, mi pare. Anche gli ambienti servono a migliorare il contributo che Teleclub Italia dà. E siccome io sono un fan di Teleclub Italia, allora voglio augurare a te, ma tutti questi cari amici che lavorano con te, è che è un'azienda, no? E quindi ti sei prodigato di dare anche una soddisfazione lavorativa per questi giovani, perché sono tutti giovani, o quasi. Va bene. Stiamo diventando un po' meno giovani. Allora, tanti auguri, allora, a tutti. Auguri. Io a vi ricordo in ultima analisi la cosa più importante per noi, che potete trovare allo chalet del centro il calendario del 2023 di Teleclub Italia. I 10 euro che pagate per il calendario sono poi dati in beneficenza alla Caritas. Cerchiamo anche in questo modo di fare la nostra parte. E Campania Oggi torna subito dopo le feste, perciò il 27 dicembre vi continueremo a raccontare quello che accade in Campania, quello che accade nella nostra regione, quello che accade nei nostri territori, perché a noi questo ci piace fare, essere presenti dove c'è bisogno, e qui ce n'è particolarmente bisogno.
Dal 1910 le nostre carni sono scelte dai migliori punti vendita e dai più prestigiosi ristoranti, perché da 4 giorni